Una giornata di memoria condivisa per ricordare le vittime dell'Olocausto e delle foibe, perché, come ha sottolineato l'assessore alla cultura del comune di Andria Antonio Nespoli, non esistono martiri di serie A e di serie B. A promuoverla l'amministrazione comunale di Andria, che nella giornata del 10 febbraio ha voluto commemorare i due eventi coinvolgendo gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città di Andria in un appuntamento che si è tenuto al liceo scientifico Nuzzi, evento nel corso del quale è stato presentato e commentato dalla viva voce di chi ne è stato protagonista il viaggio della memoria e del ricordo che gli studenti hanno compiuto a maggio scorso nel territorio di Trieste. Un viaggio che ha offerto loro la possibilità di approfondire numerosi eventi storici, dalla Prima Guerra Mondiale, di cui quest'anno si celebra il primo centenario, all'Olocausto, passando per i luoghi della tragedia delle foibe. L'incontro al liceo Nuzzi è stato occasione per docenti e studenti per riflettere sulle atrocità della guerra e dell'umanità. Abbiamo da anni intrapreso questo percorso, l'abbiamo chiamato viaggio della memoria e del ricordo, proprio perché ci ha visto visitare luoghi che sono stati appunto teatro di grandi tragedie del Novecento, sia legate alle vittime dell'Olocausto, sia a quella della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Un viaggio che ha consentito ai ragazzi di poter ricevere delle lezioni sul campo importanti che li hanno emozionati e che hanno, insomma, con l'amministrazione voluto raccogliere in questo book tutte le impressioni fotografiche, ma con delle testimonianze scritte, per ricordare al meglio e per onorare al meglio questi morti. Ci sarà una nuova edizione, una nuova esperienza nella visita di questi luoghi toccati dalla tragedia dell'Olocausto? Al termine di questa serie di eventi, perché oltre a questo momento di quest'oggi, nel corso dei prossimi giorni abbiamo ulteriori iniziative anche nelle scuole primarie, ci concentreremo sull'organizzazione di un nuovo percorso che possa vedere altri studenti essere destinatari di queste lezioni straordinarie, che poi vengono trasferite all'intera comunità scolastica del nostro territorio attraverso pubblicazioni, in passato anche attraverso rappresentazioni teatrali.